importanti. Chiaramente siamo ad Umbertide, bisogna approfondire le varie questioni riguardanti il calcio umbertidese, ma vorrei partire da un ospite invece di Città di Castello, Luca Marini, dirigente del Città di Castello. Buonasera Luca. Buonasera a tutti, buonasera Antonio. Ecco, c'è fermento a Città di Castello, l'abbiamo detto spesso e volentieri, le tante anime, e tra l'altro sponda di Fernate, c'è una compagine societaria che si sta attrezzando, che si sta allestendo. Tra l'altro c'è stata l'ufficialità con la presentazione qualche giorno fa, una compagine con molti imprenditori, su tutti chiaramente c'è il nome di Piero Mancini, ex presidente dell'Arezzo, che portò proprio la compagine Amaranto addirittura in cadetteria in Serie B. Quindi c'è Cangi, è rimasto l'ex presidente Amadori, quindi una compagine che si sta attrezzando con lo stesso Mancini, che ha dichiarato nelle sue prime dichiarazioni ufficiali: voglio portare il Città di Castello nei professionisti, l'obiettivo è il primo o il secondo posto. Quindi sicuramente definirlo ambizioso è poco. E allora chiedo a Luca: come risponderà il cavaliere Ciarabelli, che è un altro imprenditore importante, un'altra figura rilevante dell'imprenditoria tifernate, con la sua squadra? La risposta del cavaliere Ciarabelli a queste dichiarazioni di un Città di Castello, l'altra anima della città, che ha grandi ambizioni. Ma sicuramente, diciamo, l'aggettivo fermento che ha usato a inizio prefazione è diventato un po' una consuetudine a Città di Castello. Questo Non è da considerarsi un aspetto negativo, perché il fermento porta sussulto in tutti i sensi, sia in ambito sportivo che sociale. Il calcio è fatto di emozioni, a Città di Castello sicuramente le emozioni tutti gli anni non mancano mai. Senza dubbio la soluzione che si è paventata nell'ultimo mese con l'avvento del signor Piero Mancini e dello staff suo dirigenziale ha portato, diciamo, a sollevare una situazione che indubbiamente sarebbe stata difficile da traghettare per la prossima stagione. Le figure sono imponenti per quello che hai detto tu prima, per il passato, per quello che hanno fatto nel calcio. Ora c'è da augurarsi sicuramente da parte di tutta la città che i numeri di classifica che tu hai detto, sai benissimo che nel calcio non è mai scontato di nulla, primo, secondo posto, si possono rispettare. Sarebbe sicuramente un ambito traguardo per tutta la città, e non manca l'esperienza. Ora bisogna solo mettere in pratica quello che di esperienza hanno le persone che hanno acquisito, diciamo, la maggior parte delle quote della società, e siamo tutti in attesa di vedere le prime partite, di conoscere i primi acquisti e di condividere con tutta la città gli eventuali aspetti positivi che questa situazione può portare. Per quanto riguarda, tu hai detto il cavaliere Lucio Ciarabelli, forse, diciamo, la notizia è stata poco diffusa, ma il cavaliere Ciarabelli quest'anno, per impegni di lavoro sia a carattere nazionale che fuori Italia, anche nell'FC Castello, sicuramente per la prima parte di campionato rimane, diciamo, un po' diciamo, distaccato, perché sarà impegnato alcuni giorni al mese fuori Italia, e lui è signor Ciarabelli è sanguigno, gli piace vivere le situazioni, gli piace vivere l'ambiente dei giocatori. Perciò questa prima parte di campionato, in questo momento dove si sta formando, diciamo, la struttura tecnica, la gestione tecnica è affidata integralmente alla parte, diciamo, chiamiamola parte San Secondo, nelle figure di Benito Manzoni e Aldo Spapperi. Noi diciamo, siamo in società, seguiremo attentamente quello che verrà fatto, perché poi l'FC Castello è una creatura, è un marchio registrato proprio del cavalier Ciarabelli, quindi ci tiene sicuramente a non fare brutte figure, ma in questo momento la decisione che è stata presa e confermata 10 giorni fa è quella che la gestione tecnica verrà curata dall'aspetto San Secondo. Noi, la nostra parte societaria, capitanata, diciamo, dal cavaliere Ciarabelli, dal signor Lodovini, che è il genero del signor Ciarabelli, e da me personalmente come amministratore, diciamo, siamo in disparte per quanto riguarda la costruzione della squadra. Nell'augurio che la costruzione della squadra venga fatta nel miglior modo possibile, perché porta il nome dell'FC Castello, come ho detto prima, creatura, ecco, del signor Ciarabelli. La costruzione della
Ti fermo perché poi andremo magari a svelare anche qualche nome di eventuali riconferme da un lato e magari come dire, nuovi giocatori dall'altro, però vado a presentare gli altri ospiti perché situazione un po' diversa è quella che vede le società umbertidesi e quindi colgo l'occasione per salutare l'ex sindaco Marco Locchi, buonasera, diamogli il microfono, buonasera Marco. Buonasera, buonasera Antonio, buonasera a tutti. Ecco, presento anche tutti gli altri ospiti, poi ti faccio intervenire. Abbiamo un ex dirigente della Tiberis, nonché attualmente segretario della Socialdemocrazia Liberale. Buonasera Fabio Rossi. Buonasera, buonasera a tutti. E abbiamo poi Stefano Conti per quanto riguarda il tema del settore giovanile, un allenatore di calcio che conoscete molto bene, è venuto anche in altre stagioni proprio ad approfondire il tema dei vivai, non solo del calcio umbertidese ma anche del calcio umbertidese. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti. Ecco, facciamo un passo indietro, subito la parola all'ex sindaco Marco Locchi perché, come dire, ci piacerebbe sentire il suo punto di vista proprio relativamente alle ultimissime, ovvero le periferie di Umberti le stanno facendo molto bene. È una situazione particolare, mi verrebbe quasi da dire anomala ma non rara, perché anche a Foligno ci sono delle situazioni simili, poi magari ne parleremo anche per tutti coloro che ci seguono da Foligno, però c'è una Tiberis, rimanendo proprio sulla città di Umberti, siamo qui, ci ospita il Bar Italia e vorremmo parlare anche di questo. C'è un Calzolaro che sale in questa storica promozione, ci sono le altre squadre delle frazioni che stanno facendo molto bene e dall'altro lato, ahimè, ahi noi, c'è una Tiberis che retrocede in prima categoria. Ecco, che cosa ne pensa Marco? Partiamo da qui, insomma, proprio con il responso, potremmo dire, sul piano proprio del risultato sportivo. Intanto ti ringrazio di nuovo per questa iniziativa che fate anche qui ad Umberti, che è molto interessante. E faccio i miei complimenti al Calzolaro, oltre ad averli fatti già direttamente, colgo l'occasione di questa puntata per rinnovarli, perché sicuramente è stata un'annata molto significativa e molto importante. Come dici tu, le periferie stanno andando molto bene, perché il Pierantonio, per certi versi, il Calzolaro, e in mezzo c'è questa Tiberis che da anni oramai non riesce, diciamo, più a ritrovare quella vena calcistica, quella forza, quel gioco di squadra, no? Che l'avevano caratterizzata da vent'anni fa, anche prima, insomma. I problemi sono tanti, diciamo. Abbiamo visto anche appunto in quest'ultima annata che ci sono stati dei problemi, secondo me, anche di squadra. Io adesso non entro nel merito dal punto di vista calcistico perché non è assolutamente il mio settore, però sicuramente problemi anche nei rapporti che sono verificati tra la società stessa e l'amministrazione comunale, sull'utilizzo degli impianti, sulla disponibilità degli impianti stessi, che hanno portato, diciamo, in qualche modo ad una gestione anche un po' così che non è stata rispetto a quelle precedenti, dove c'erano figure di spicco che hanno saputo, diciamo, in qualche modo scegliere anche i manager adatti, i direttori sportivi e figure che sono riuscite in qualche modo a portare la Tiberis dove sappiamo, come è descritto anche ampiamente nel libro. E ti ringrazio anche per questo grande lavoro che hai fatto, diciamo, no? E che me lo so letto in dettaglio e abbiamo rivissuto, diciamo, di momenti molto belli per Umberti. Quindi secondo me è mancato tutto questo. Noi avevamo lasciato una situazione anche dell'impianto che era una situazione, diciamo, sotto certi aspetti destinata a migliorare. Abbiamo visto che in questi anni in realtà non è stato fatto niente, l'impianto stesso, ma anche il rapporto proprio che storicamente c'è sempre stato tra le amministrazioni comunali che sono succedute e la Tiberis, che è stata sempre il punto di riferimento del calcio umbertidese, in questi ultimi anni sono mancati. Quindi questo è, diciamo, un risultato che è naturale, diciamo, un risultato che viene a seguito di questa situazione. Ora credo che sia necessario su questo intervenire, ma non credo che, diciamo, da parte dell'amministrazione comunale, vedo l'interesse che c'è per il settore dello sport, mi sembra molto molto distante, diciamo, poi magari avremo un secondo giro per approfondirlo, e quindi vedo un'annata ancora difficile per questa Tiberis, nonostante ho visto che ha rinnovato il direttore sportivo, ha rinnovato l'allenatore, eccetera eccetera, però comunque sarà un anno ancora difficile. Ecco Marco, ti chiedo, prima di dare la parola ai tuoi colleghi, agli altri ospiti, parliamo di Città di Castello, insomma parliamo di imprenditori importanti, il Cavaliere Ciarabelli, ora entra nell'altra squadra della città un imprenditore come Piero Mancini, che comunque ha portato l'Arezzo in Serie B. Ecco,
manca un po' questi imprenditori, nonostante ce ne siano moltissimi ad Umberti ed anche prestigiosi e importanti nel mondo del calcio. Come mai a Città di Castello si avvicinano ad Umberti e non più? Ma guarda, perché è una conseguenza legata anche ai risultati, ovviamente, e al fatto che si è rotto quel feeling che in qualche modo veniva messo in moto per certi versi anche dall'amministrazione comunale stessa, perché quando funziona il rapporto, diciamo, con l'amministrazione comunale, che a sua volta conosce imprenditori, conosce il settore dello sport, conosce figure di un certo tipo, funziona da motore trainante, quindi riesce, diciamo, in qualche modo a far girare tutto. Poi è anche vero un'altra cosa, e questo io colgo l'occasione di questa puntata, di questa registrazione, cioè bisogna che il settore del calcio esca un pochino anche dalla stretta cerchia del calcio e basta, cioè quindi dobbiamo allargarlo, dobbiamo pensare anche ad un percorso sportivo di coesione sociale, a un percorso sportivo diverso. Noi ci avevamo provato nel 2016 quando, attraverso un imprenditore illuminato, Marco Patata della Modulo, si pensò a costruire a Umbertide una sorta di cittadella dello sport. Era stato fatto già un plastico, cioè noi abbiamo dei vantaggi dal punto di vista degli impianti che sono incredibili, però non riusciamo, diciamo, in qualche modo a sfruttarli. Quindi anche l'imprenditore che si deve avvicinare, diciamo, a questo mondo, come è stato Marco, no? Che per un paio d'anni ha fatto delle cose gregge, diciamo, sia nel settore del basket, ma per i ragazzi diversamente abili, insomma, quindi ha fatto delle cose gregge. Poi però col passare del tempo non si avvicina a nessun altro e si perde, diciamo, questo feeling. Quindi imprenditori ci sarebbero, imprenditori ci sono, però se non riusciamo a trovare gli attrattori che in qualche modo possono tirarli dietro, diventa difficile. Ecco, su questo vorrei sentire anche Fabio Rossi, facendo un passo indietro sul risultato sportivo delle periferie rispetto alla città, quindi Calzolaro, Pierantonio, ma la stessa Umberti De Agape, che sta facendo molto bene rispetto alla Tiberis, e dall'altro l'aspetto, la componente imprenditoriale. Come mai gli imprenditori non entrano più nel mondo del calcio ad Umbertide? Allora, da una piccola analisi in merito, ci rendiamo conto che a Umberti non ci sono fabbriche o imprenditori che hanno marchi da pubblicizzare. Sono spariti, ce n'erano due o tre in passato, dalla Fagnus in poi, a Brugnoni in poi, ma oggi non ci sono più, sono tutti fasonisti. Quindi l'interesse di una ditta, di una società per partecipare con soldi e spese a una squadra di calcio che possa portare il marchio in giro per l'Italia, o almeno in Umbria, non c'è. Quindi è chiaro che c'è una grossa difficoltà anche economica per poter portare avanti le società. Il problema è poi anche un altro, che a Umbertide ci sono troppe squadre di categoria simile che hanno una dispersione non solo di capacità per giocare, ma anche di persone capaci di insegnare. Una volta c'era la scuola calcio della Tiberi che funzionava benissimo, ha prodotto anche dei giocatori bravi che sono stati venduti, eccetera eccetera. Quindi di conseguenza oggi questo è un po' molto limitato. Anche l'Agape ultimamente mi risulta che si trova un po' in difficoltà su questo aspetto, perché ci sono dei ragazzini che stanno emigrando a Pierantonio e a Trestina. Questo è quello che mi risulta, poi quasi che mi sbaglio. Qui abbiamo un allenatore. Poi vorrei sentire, ecco, sul discorso dei settori giovanili proprio Stefano Conte, anche la gestione, perché è un uomo che comunque ha una profonda esperienza nel mondo dei vivai, e quindi l'ho invitato anche per questo motivo, per approfondire proprio le questioni e le problematiche magari che ci sono con eventuali soluzioni legate al mondo dei giovani. Volevi aggiungere qualcosa, Fabio, in un minuto, perché poi lascio la parola a Jenny per le notizie di calciomercato. Il problema di troppe squadre della stessa categoria, no? È un problema che viene dal piccolo passato, quando magari l'amministrazione avrebbe dovuto intervenire
e dire ragazzi mettetevi d'accordo, no, perché sennò noi vi mettiamo con le spalle al muro, non vediamo i contributi, magari vi faccio pagare anche l'affitto del campo. Questo non è avvenuto. Quindi ci troviamo che queste cinque squadre, grosso modo che erano della stessa categoria, piano piano hanno subito un depauperamento economico e di quant'altro, portandosi a questa situazione di oggi che sostanzialmente ha di fatto messo in difficoltà un po' tutte le squadre, anche quelle che sono promosse, quanto dureranno nella categoria superiore. Ecco, quindi occorre che l'amministrazione intervenga veramente nei confronti di tutte queste squadre, riportando una almeno squadra, scegliendo gli elementi migliori e gli altri magari in una categoria inferiore che fanno da cuscinetto, quantomeno da supporto alla squadra superiore. Ma questo è un problema dell'amministrazione, secondo me, perché il calcio e soprattutto il giovanile è una risorsa, è un servizio sociale che sta facendo la scuola. Eliminiamo un pochino di queste gang di ragazzine 12-13 anni che stanno facendo un sacco di casino in giro. Se non li stradiamo, non li educhiamo, ce ne avremo sempre più. Molto bene, abbiamo diversi argomenti, diversa carne al fuoco, anche i risvolti appunto sociali. Ne vorrei parlare con Stefano Conti, ma prima brecchiamo con le notizie di calciomercato. Zoom a 360 gradi su tutta la nostra regione, naturalmente con l'aiuto di Jenny. Subito il microfono a te, Jenny. Eccellenza Umbria, colpo da 90 per l'Ellera dopo l'ingaggio di Filippo Fondi, classe 89. Con il centrocampista ex Cannara che ha incontrato oggi il patron Enrico Moroni. Domani dovrebbe essere il gran giorno di Maurizio Pelluso, classe 85. Accordo di massima raggiunto con il vicepresidente Mauro Ricci a guidare la trattativa in prima persona. L'ex bomber del Tiferno, Foligno Cannara, è pronto dunque ad scendere in eccellenza. Fabrizio Ciuccarelli potrà contare su almeno 4 protagonisti di quell'avventura dopo le riconferme annunciate dal direttore generale Marco Pannacci, dal direttore sportivo Mauro Cuppoloni, di Davide Zanchi, classe 86, in difesa, e Edoardo Pettinelli, classe 97, in mediana. Serie D, gironi decisivi in casa di Città di Castello. Sul fronte mercato, con DS Renato Vagaggini, impegnato prima di tutto a riconfermare lo zocco duro già in biancorosso dalle passate stagioni, dal capitano Giacomo Gorini, classe 89, passando per i difensori Stefano Tersini, classe 92, Bernardo Mariucci, 2001, e Filippo Sensi, classe 2000. Nell'elenco c'è anche il centrocampista Alessandro Massai, classe 98, e sui cancellini però di proprietà di Sansepolcro Calcio. In attacco il primo obiettivo è il ritorno di un Tifernate Doc, Elio Calderini, classe 88. Un innesto importante in difesa, serve in questo senso. Molto bene. Io direi, Jenny, di fermarci qui perché hai ancora tantissime notizie di calciomercato. Vorrei però riaprire il tema del settore giovanile a questo punto mettendoci proprio i piedi definitivamente con l'ausilio di Stefano Conti. Diamogli pure il microfono, Stefano. Insomma, ci sono stati vari punti di vista, l'ex sindaco Locchi l'ha toccato indirettamente, poi magari se vorrà lo farò intervenire proprio a tal riguardo. Fabio Rossi ha approfondito anche il risvolto proprio sulla problematica sociale. Stefano, che cosa ci dici anche il livello del nostro settore giovanile ad un vertice? E più in generale dei settori giovanili, perché comunque ci sono alcune società che hanno avuto delle difficoltà enormi, con una perdita numerosa di tesserati, di iscrizioni, altre che stanno facendo bene. Secondo te come è messa Umbertide a livello di gestione dei settori giovanili? Ma anche la gestione dei settori giovanili è figlia di una situazione molto più generale, ovviamente, perché quando si parla di calcio giovanile inevitabilmente fa riferimento a quelle difficoltà che emergono sicuramente in particolare in questo momento nella gestione e anche nei risultati sportivi delle diverse società. Vorrei fare però una premessa che riguarda anche i temi affrontati da Marco prima. Sì. Io non sono del tutto d'accordo con quello che diceva, ma in uno spirito di confronto costruttivo. Secondo me non c'è stata mai a Umbertide una vera politica dello sport.
c'è stata una politica che ha dato attenzione al calcio, ha dato attenzione al basket a seconda delle varie fasi e dei vari cicli, ma non si è mai considerato lo sport nel suo complesso come elemento di riferimento per una vera politica. Si è tenuto conto del rapporto tra amministrazione e società, questo sì. C'è stata la grande positività di una gestione degli impianti affidata alle società che ha consentito di risparmiare molto e quindi dar modo alle società di non spendere soldi che poi teoricamente sono a beneficio appunto della gestione stessa e in particolare dei settori giovanili. Avrei preferito vedere una politica dello sport meno incentrata nel rapporto diretto tra società e amministrazione e più legata a dare un indirizzo di gestione che riguardasse appunto le varie attività sportive, in modo tale che quello che è investimento della pubblica amministrazione, quindi del denaro pubblico, nel sociale e nello sport diventi appunto appannaggio di una programmazione più generale e diversa da quella che riguarda le società e le varie annate. Questa è una premessa però importante, perché appunto nello sport e nel calcio in particolare c'è una dimensione pubblica che è quella che riguarda in particolare i giovani, che riguarda lo sport come elemento appunto di impegno sociale, come diritto allo sport, ma è anche lo sport che riguarda gli amatori, è anche lo sport che riguarda chi non è dentro percorsi agonistici. E poi c'è quello sport più privato, quella dimensione più privata dello sport, che è quella delle società gestite da imprenditori. E a quel punto tu non puoi necessariamente chiedere all'imprenditore di fare attività sociale. L'imprenditore che vuole fare attività sportiva, investe in una società, probabilmente ha ambizioni, ha obiettivi, che sono quello di star su, di vincere i campionati, di portare le società su livelli di categorie diverse e anche non tenendo conto di quello che è appunto tutto l'aspetto più sociale e delle dinamiche che questo comporta. Ecco, questa è una prima valutazione che va fatta se vogliamo poi arrivare alle conclusioni. L'altra valutazione che va fatta, che riguarda in particolare il calcio, è che non è vero che a Umbertide c'è solo la Tiberis, non è vero che a Umbertide c'è la Tiberis come società di riferimento. A Umbertide ci sono state sempre due società nel capoluogo e le varie società nella periferia. Il problema è uno, che non sono mai andate d'accordo, hanno sempre sviluppato dei percorsi in antitesi, ma a partire dalla Don Bosco e poi il Monte Corone e poi il Pitulum c'è stato un percorso particolare con l'Umbertide Tiberis e quindi la polisportiva Fratta, che ha valorizzato in maniera importante il settore giovanile, e forse sono stati gli anni in cui quel settore giovanile ha avuto maggiori risultati agonistici ma anche di coinvolgimento dei ragazzi, proprio perché teneva insieme tutte le risorse. È normale che adesso il problema è limitato, perché sostanzialmente si è concentrato su Umbertide Agape la maggior parte dei tesserati. Ci abbiamo 240 ragazzini, la Tiberis ce n'ha credo una 30, una quarantina, e a Pierantonio c'è un'altra realtà che è quella dei Cosmos. Però anche questo non è detto che non debba essere così, perché a volte è impossibile gestire 240 ragazzini. Quante squadre devi fare per ogni categoria? Ma se manca la collaborazione e ognuna delle società si mette a disposizione per un pezzo del ragionamento, e qualcuna potrebbe fare i campionati regionali e qualcuna potrebbe fare i campionati provinciali, in modo tale da dare ad ogni ragazzino, ragazzo, giovane, il suo naturale ambito di riferimento, perché non è detto che tutti possono fare in certa categoria, e però in quel modo tu riusciresti a dare a tutti la possibilità di fare attività sportiva, perché è la cosa più importante. Quindi l'investimento sugli allenatori, l'investimento sugli spazi, l'investimento su quella che è una pratica che deve avere anche risvolto educativo importante. Non possiamo essere ricattati, fra virgolette, dai genitori piuttosto che dai comportamenti dei ragazzi. E alla base di tutto questo, oltre a una politica dello sport e delle amministrazioni comunali, ci deve essere una solida dirigenza. Una dirigenza che dialoga, ma soprattutto una dirigenza che ha una filosofia. Se tu mi chiedi qual è la filosofia della Tiberis, non lo so. Qual è la filosofia del calcio raro? Immagino quella di tenere viva una realtà locale, localissima,
lo stesso vale per Pierantonio, lo stesso vale per Montecastelli. Ebbene così. Qual è la filosofia dell'Umberti de Agape? Io credo che ci sia una filosofia in questo senso che è legata appunto al tenere insieme l'aspetto agonistico e l'aspetto sociale, ma da solo non ce la fai. Per cui per raggiungere degli obiettivi da entrambe le parti tu devi ripartire da un dialogo, da una collaborazione tra persone che credono nello sport in quanto appunto attività che non ha soltanto un risvolto economico, non ha un risvolto agonistico, e si mettono a disposizione per ragionare insieme di un sistema di collaborazioni che possa dare delle risposte a quei temi che tu stesso hai prima, giustamente anche Marco, giustamente portato all'attenzione. Ultimo aspetto che riguarda l'esperienza di Moveo. Sì. Marco Patata è stato l'artefice di Moveo soprattutto. Moveo è un'associazione di natura sportiva guidata da un comitato tecnico scientifico di cui facevo parte, che è vissuta esclusivamente sul contributo dei privati e ha fatto attività sportiva intesa come promozione dello sport, quindi sport nella scuola di base, nella scuola primaria, quindi sport per soggetti deboli, ipovedenti, ragazzi con portatori che hanno un handicap fisico. Il baskin è un altro esempio importante. Ecco, da sto punto di vista, purtroppo c'è stato il Covid, ma la difficoltà più grossa è stata anche in questo caso coinvolgere l'imprenditoria locale. Allora, il tema che dicevi tu è sostanzialmente questo: c'è un'imprenditoria locale che ha sensibilità rispetto allo sport come dimensione sociale? Su questa domanda ti fermo, perché poi vorrei approfondire meglio. Tra l'altro hai citato anche la WISP, ci sarà un personaggio proprio legato a questo mondo nella seconda parte di speciale calcio e mercato, ma facciamo un break con l'aiuto di Annie. Sì, adesso ci fermiamo un attimo per un break pubblicitario e ci vediamo a breve con nuove notizie sul calciomercato. Siamo qua sempre ad aspettarvi dal Bar d'Italia di Umberti. Molto bene, rientriamo qui dal Bar Italia di Umberti per riparlare di calcio e di mercato, subito con una notizia importante, in esclusiva. Perché? Perché l'Orvietana, fra i vari colpi di mercato, e poi ci aiuterà naturalmente Jenny perché ha alcune trattative interessanti da ricordare, ma è notizia di queste ore. L'Orvietana ha tesserato anche il figlio di Totò Di Natale, ex capitano nonché attaccante dell'Udinese, quindi sicuramente un colpo di prestigio e, come dire, un nome altisonante potremmo dire per la squadra biancorossa. Tra l'altro ci sono anche molte riconferme in caso Orvietana, ma prima vado a presentare, perché c'è stato un cambio potremmo dire nel corso del break pubblicitario: è uscito Fabio Rossi, l'elegantissimo Fabio, ed è entrato Pasquale Fagiani, dirigente della WISP. E qui vorrei aprire proprio il tema, perché l'aveva anticipato Stefano Conti giustamente, proprio parlando delle tematiche cittadine del mondo dello sport, e c'è anche questo aspetto, la WISP che è molto attiva sul territorio. Tra l'altro, Pasquale, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Cioè, giustamente, come tutti le società, il Covid ci ha messo un po' a terra, però stiamo venendo fuori, anche se diciamo alcune attività ancora non si possono svolgere, quindi stiamo ripartendo con molta calma, perché i due anni di blocco quasi ci hanno creato danni come a tutti quanti. Assolutamente, un in bocca al lupo naturalmente a tutte le squadre del comprensore della nostra regione legate proprio al movimento WISP, che è un movimento, come dire, sano, positivo. Ma vorrei ridare un attimo il microfono a Marco Locchi. Perché? Perché c'è il tema delle infrastrutture. L'ho anticipato precedentemente, un discorso simile si è verificato a Foligno con la C4 che sale meritatamente in eccellenza nel massimo campionato regionale, C4 che disputerà le proprie gare interne allo stadio di Spello e non giocherà all'Enzo Blasone di Foligno in questo derby nella Serie A dell'Umbria. Perché? Perché i Falchetti sono retrocessi dalla Serie D e al momento c'è una C4 molto importante, proprio a conferma del duopolio che dicevamo. Allora, con questa notizia che ci giunge da Foligno, vorrei aprire il tema proprio delle strutture, in particolar modo, Marco, di quelle che possiamo contare su Umbertide. C'è un città di Torino purtroppo in stato di abbandono, in grosse difficoltà,
però Umbertide nel complesso avrebbe delle infrastrutture all'avanguardia importanti. Ecco, come dire, Croce e Delizia, eventuali problematiche da risolvere da qui in avanti. Ora, al di là della componente privata, della componente pubblica, alla fine il cittadino ha bisogno di risposte proprio sull'utilizzo e su impianti che sono, oltre che storici, anche di rappresentanza, potremmo dire, sportiva per la città. Ma guarda, intanto devo dire che da un punto di vista numerico sicuramente gli impianti non credo che manchino. Dopo l'ultimo intervento fatto all'Uso, che è diventato un punto di riferimento per tutto il mondo calcistico e non solo umbertidese, credo che insomma dal punto di vista numerico come campi da calcio non è che ci mancano. Quello che è mancato, che io ho visto in questi anni, è stata l'attenzione anche verso questi impianti. Lasciamo perdere le periferie, perché più o meno le periferie, come hanno detto, come abbiamo detto prima, hanno delle strutture dietro che poi riescono in qualche modo a organizzarsi, a gestirle, ad andare avanti, riescono a trovare anche i contributi, no? Vedi anche il Calzolaro ed altri, cioè riescono comunque ad andare avanti. Qui ad Umbertide lo stadio principale, che è appunto il Morandi, certo non è che sta attraversando uno dei momenti migliori. Ricordo che fra l'altro il Morandi ha bisogno anche di interventi di un certo tipo, perché anche dal punto di vista della sicurezza ci sono situazioni difficili, specialmente quando piove, che continua a entrare l'acqua dentro anche vicino agli impianti elettrici, una cosa che, sulla quale si doveva intervenire chiedendo un contributo al CONI con un mutuo di questi classici eccetera. Poi è successo quello che è successo, però ancora da quello che mi risulta l'impianto si trova in questa situazione, così come l'antistadio, che versa in una situazione veramente incredibile. Ci avevamo speso 7.000 euro qualche anno fa, ma adesso è stato completamente abbandonato. Ora, la situazione degli impianti è una situazione che si può risolvere senza ricorrere neanche a soggetti privati o d'altro, per tutte le problematiche che sono state dette anche prima e che conosciamo, perché sono vecchie, cioè dalla notte dei tempi che c'è sempre stato questo problema Umbertide di sensibilità, chiamiamola particolare, rispetto al mondo del calcio, ma non solo a quello, al mondo del basket ed altro. Ora, qui ci sono realtà comuni nella nostra Italia che stanno usufruendo di fondi significativi, che sono i fondi del PNRR, e ci sono soldi che stanno arrivando perché sono stati richiesti e sono stati canalizzati bene, che vanno proprio nel settore dello sport e della coesione sociale. Allora, la domanda che io faccio, diciamo, all'amministrazione, ma faccio anche al Consiglio Comunale e quindi anche a Stefano, cioè in questi anni, in quest'ultimo periodo, la sensibilità rispetto a queste cose c'è, è venuta fuori, perché, ripeto, ci sono soldi per le aree degradate, e in queste aree degradate rientrano non solo aspetti sociali ma anche aspetti sportivi, aspetti culturali, e ci sono soldi per i comuni sopra i 15.000 abitanti, soldi specifici, risorse specifiche del PNRR, ci sono risorse per il mondo dello sport e della coesione sociale per realizzare nuovi impianti o per metterne a posto degli altri. Quindi quando noi come dire, cercavamo i 100.000 euro, 50.000 euro che con il mutuo dovevi prendere, come è successo per il palazzetto dello sport, adesso attraverso il PNRR è possibile, possibile farlo. Allora io mi chiedo, questi soldi, queste risorse, se è venuta fuori questa possibilità, se possono essere utilizzate, perché noi abbiamo parlato del calcio, ma Umbertide sappiamo che ci sono altre situazioni che riguardano sempre lo sport, ma delle quali se ne parla ma non si riesce a trovare la soluzione. Mi riferisco in particolare alla questione del judo, che è stata sulla stampa anche molto tempo, al nostro atleta Michele Milli, cioè è una cosa assolutamente incredibile. Non voglio entrare nel merito adesso, nella discussione tra la Tiberis, il comune, gli avvocati e tutto quello che c'è stato messo di mezzo. La cosa incredibile è solamente una, che a distanza di 2 anni da quando c'è stata l'aggiudicazione della gestione del Morandi, ancora oggi c'è una palestra con i tappetini per l'allenamento del judo,
chiusa con una catena che non viene utilizzata, e quindi questa persona, che fra l'altro avrà a settembre gli europei nel 2024 le Paralimpiadi a Parigi, si deve allenare in giro per l'Umbria e non solo, perché si deve allenare anche nelle Marche e in Toscana, o nel garage sotto casa, oppure in una palestra rimediata, e non si riesce a trovare la soluzione. Ora, la responsabilità, a mio avviso, è solo una, del comune, perché fino a prova contraria è l'impianto del comune, quindi chi è che deve gestirla e chi è che deve trovare la soluzione, oltre a fare incontri che non portano a niente, è l'amministrazione comunale. Poi c'è un'altra questione che tiene banco anche in questi giorni continuamente, che è quella che riguarda il campo di gara. Stiamo saltando da uno sport all'altro, quindi capisco che su questo qui si parla solo di calcio, però io vorrei che si allargasse un po' il discorso anche a questi altri settori che interessano fortemente Umberto. Ecco, su questo, Marco, vorrei sentire anche Stefano Conti, perché giustamente hai sollevato alcune questioni e chiaramente Stefano, oltre ad essere un allenatore, quindi un addetto ai lavori, è comunque anche sul consiglio comunale. Sì, no, ma io infatti per questo chiudo solo con quest'ultimo passaggio che riguarda il campo di un altro sport, che è la pesca, il campo di gara, e anche questo sono anni che se ne discute. È arrivato al punto che ci sono adesso, in prossimità di gare importanti come l'International Fishing di agosto o altro, ci sono numerosi pescatori che stanno abbandonando e si rifiutano perché non riescono a pescare. Ora, questo è un altro aspetto che io credo che è inserito in un percorso progettuale del PNRR per le aree degradate si possa affrontare, si possa gestire, si possa provare a chiedere i soldi, perché io non so, si parla di milioni e milioni che sono caduti a pioggia sui vari comuni, non solo sul nostro, ma un po' in tutta Italia con il PNRR, allora sarebbe stato interessante anche poter discutere come investire queste risorse, e sicuramente non può rimanere fuori da questo, dalle risorse che vengono assegnate un settore come lo sport, specialmente in una realtà come quella di Umbertide, che già ha fatto molto del suo. Chiarissimo, diciamo. Marco Locchi, a questo punto Stefano Conti, capitolo città di Torino, come andrà a finire questa telenovela, un tuo punto di vista anche sulla questione, così diamo aggiornamento anche ai tifosi, ai telespettatori, ai appassionati di Umbertide che vogliono le ultimissime. Ma il capitolo città di Torino fa parte del ragionamento, secondo me, più generale. Quando si parla di impianti sportivi si parla di realizzazione, si parla di manutenzione e si parla di gestione. Per quanto riguarda la realizzazione di impianti sportivi, storicamente le amministrazioni di Umbertide hanno fatto moltissimo. Ci sono impianti importanti, ci sono impianti diffusi, piscina, tennis, basket, calcio, palestre d'altra natura, e questo è stato un punto, come dire, molto positivo, che ha alimentato anche quell'approccio verso lo sport di molti cittadini. Già sul capitolo della manutenzione c'è qualcosa da dire, perché probabilmente si è perso negli anni questa esigenza di mantenere in maniera efficace tutta quella che è l'impiantistica. Ne soffre in particolare lo stadio Morandi, che è in condizioni, secondo me, di grande criticità. E però, paradossalmente, butto là una provocazione: se fa prima buttarlo giù che rimetterci le mani, perché una struttura di quella natura, che per esempio non ha un sezionamento dell'impianto del riscaldamento, vuol dire che i costi di gestione diventano insostenibili. Che fai? Rifai tutte le tribune così come sono? Noi abbiamo bisogno di più spazi e di una migliore gestione degli impianti, e questo è il tema che riguarda per esempio l'ultimo bando che ha portato all'affidamento in gestione degli impianti del Morandi, dell'Uso e altri, okay? Non è stato, come dire, gestito in questo passaggio sulla base di un progetto. Non si sa in base a che cosa poi alla fine è venuta fuori la gestione. Fatto sta che adesso il Morandi c'ha degli impianti, degli spazi che non sono utilizzati, ed altri impianti soffrono perché c'è troppa gente che non ne può usufruire in maniera efficace. E torno al discorso della politica dello sport. Città di Torino è dentro sto ragionamento. Da quanto tempo sapevamo che quella concessione era in scadenza? Da quanto tempo era necessario intervenire per capire, nell'ambito del sistema di impiantistica generale,
che ruolo poteva avere quel campo lì, storico da questo punto di vista, ma forse non adatto, per esempio per il settore giovanile, vista la distanza e la strada che bisogna percorrere, visto la mancanza di spazi, come dire, di pertinenza che possono consentire di salvaguardare l'impianto. Ecco, che ruolo aveva e che ruolo potrebbe avere quell'impianto? Siamo arrivati al punto che non esiste più. Io non lo so che fine farà l'impianto, sicuramente si è perso tempo, ma soprattutto non si è capito nel sistema dell'impiantistica sportiva umbertidese ricchissimo che ruolo poteva avere quell'impianto lì. Poi se ci diventerà, se sarà ancora impianto sportivo o no, io lì mi permetto di sollevare un dubbio, perché più non posso fare. Certo è, come diceva Marco, in Consiglio Comunale queste cose qui sono state discusse, ci sono stati ordini del giorno, ci sono state sollecitazioni sia dal punto di vista, diciamo, della gestione dei contributi e soprattutto dal punto di vista dell'investimento che bisogna fare in materia, quindi nelle politiche e negli impianti. Devo dire che le risposte non ci sono state. Mi leggo a quello che diceva giustamente Stefano, che per quanto concerne la tematica specifica degli impianti sportivi di Umbertide, ma non solo, di tutta la nostra regione, vorrei dedicare una puntata a parte e quindi vorrei rinvitare proprio anche sia l'amministrazione che i principali leader dei vari movimenti, proprio per approfondire questa specifica questione, perché il tempo stringe chiaramente per poter approfondire. Naturalmente. Perfetto, grazie mille. Allora, Serie D, Orvietana vigile sul mercato. Il DG Alvaro Arcipreti e il DS Giuliano Cioci stanno per definire l'ingaggio dell'attaccante Samuel Spinelli, classe 2002, l'ex vibornese lo scorso anno da Eccellenza Veneta dalla Gigarda. Eccellenza Umbra, altro innesto sul fronte under in casa narnese. Dopo quello dell'attaccante Carmine Falanga, classe 2003, dalla Ternana, dalla Ducato Spoleto arriva il difensore figlio d'arte Francesco Brevi, classe 2001, lo scorso anno dalla Ducato Spoleto. Poi abbiamo altre notizie. Serie D, altro tassello di spessore sul fronte under per il Trestina. Dopo l'arrivo del classe 2002 Tommaso Brevi dall'Ellera, dal Cannara arriva infatti il classe 2003 Matteo Brunetti. Poi in Eccellenza Umbria, bel rinforzo in casa Angelana relativamente all'attacco. Il DS Loris Gervasi e Giancarlo Mancinelli hanno ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Michele Boldrini, classe 85, lo scorso anno prima dell'Ellera, poi al Castiglio, che arriva dal Castiglione del Lago. Perfetto Jenny, a questo punto parola a Luca Marini. Perché? Perché ci sono delle novità importanti ad Orvieto, come l'abbiamo detto in esclusiva qui a Speciale Calciomercato. Jenny ci ha fatto una panoramica un po' a 360 gradi di tutta l'Umbria. A Città di Castello che cosa bolle in pentola? Perché Sponda Tiferno, ovvero nuova denominazione Città di Castello Calcio, già abbiamo dato le ultimissime anche scorsa settimana, e tra l'altro so che sono alla ricerca di un attaccante di spessore per andare a rimpolpare il reparto avanzato. Invece l'FC Castello, puoi darci qualche notizia dell'ultima ora, gentilmente, così magari anche i tifosi, insomma, sono al corrente della campagna rafforzamento squadra. Ma io, guarda, ho avuto la possibilità di ascoltare gli ospiti qui, ci sarebbero di argomenti, sono similari, abbiamo parlato di Umbertide, ma argomenti similari anche al Comune di Castello per quanto riguarda l'impiantistica, per quanto riguarda la suddivisione delle forze economiche nelle frastagliate in più piccole strutture, quindi. Ma la cosa che mi tocca di più è l'ultima notizia, le notizie che sento da Jenny, perché io, un po' come Stefano Conti, sono molto appassionato del settore giovanile e di ragazzi, no? Oramai anche per motivi d'età sono diventati tutti questi della prima Davide Zanchi,
quando Toto mi interessava di Aznacchi in 86. Riconfermatissimo Dellera. Sì, ma io lo allenavo che aveva 7 anni, adesso è 86, quanti anni ha? 37? Quindi 30 anni fa io lo allenavo, quindi chi è sul settore giovanile diventa qualche volta proprio attaccato. Mi dispiace solamente che, ho sentito anche delle notizie adesso, purtroppo è una delle pecche del settore giovanile, delle prime squadre. Ci sono squadre che hanno il settore giovanile, squadre interregionali che fanno juniores nazionali, allievi, giovanissimi, vengono campionati da allievi, poi ho sentito dei fuori quota 2003 prenderlo da altre società. Allora mi domando, Stefano, lo dico a te perché no, siamo più del settore, ma la nostra passione, la nostra cultura dei principi sani, la nostra cultura che si è dovuta adeguare negli ultimi anni anche per motivi di Covid, per motivi di baby gang, no? La nostra cultura nel portare educazione, cultura sportiva ai ragazzi, in fin di conti, se poi quando li portiamo dai 5 ai 14, 15, 16 anni, poi la squadra di riferimento, invece di prendere il frutto del nostro lavoro, va a prendere i ragazzi delle altre società, tutto sommato, Stefano, o siamo pazzi noi o è pazzo chi è sopra, no, pazzo in modo, un aggettivo simpatico. Questo lo dico in modo simpatico, ma un po' veritiero, per quale motivo? Perché alla base di tutto quello che abbiamo parlato fino adesso, strutture, impiantistica, frastagliamento di società, alla base ci sta la parte economica. La parte economica, se non è ben gestita, porta nel tempo a, parlavamo del Morandi, deterioramento degli impianti, parliamo di società sportive, un anno, due, tre, poi alla fine si crolla, perché imprenditori, se non sono imprenditori con la I maiuscola, che non interessa tanto apparire ma quanto costruire, come ho sentito prima dall'Occhi Marco riferito al signor Patata, no? Cioè, ci sono imprenditori che gli serve il calcio per apparire, apparizione di un anno, premesse, promesse, progetti, poi dopo un anno finita la storia. Cioè, il calcio è una cosa seria, il calcio, specialmente nel settore giovanile, ha bisogno di programmazione. Programmazione, se a me il presidente mi dice che intendi per programmazione, presidente non lo so, minimo gli chiedo 3 anni, minimo, sul lavoro. Quindi un piano poi pluriennale. Mi auguro che riesco su 2 anni a tirare fuori qualcosa per la prima squadra, ma ci vuole una programmazione, ci vuole pazienza, ci vuole tempo, ci vuole capacità di inserimento sul mondo dei grandi, ci vuole non bisogna capire solo di calcio, perché in questo momento parlavo mentre venivo su con dei ragazzi 2004, perché eccellenza e promozione il prossimo anno necessita di un 2004, un 2003 e un 2002, titolare in campo, quindi minimo ce ne vogliono 8. Dove sono? Non ci sono. È la lotta al povero, non ci sono. Chiarissimo Luca, vorrei riprendere questi argomenti perché siamo nel rush finale della trasmissione. Concludo dicendo, invitando chi fa la gestione delle prime squadre dai presidenti, date importanza ai vostri settori giovanili, se no è inutile che ci spendete i soldi, non ce li spendete, perché il settore giovanile è concreto, fatto bene, con tanto di istruttori, ma non solo calcistici, alimentaresti, chi ne ha più ne metta, psicologi, perché in questo momento c'è anche questo il problema, costa i soldi. Se poi il frutto di questo settore giovanile non riuscite a portare ragazzi in prima squadra, smettete di fare il settore giovanile, dato la gestione ad altre persone, che è meglio. Torneremo a parlarne settimana prossima con ulteriori approfondimenti, ulteriori notizie di calcio mercato, ma qui il tempo stringe. Vorrei soltanto, prima di ricordare gli orari e le messe in onda con l'aiuto di Jenny, mostrare la maglietta di Pasquale Fagiani, perché è una maglietta importante. Pippo Dei, 40 anni insieme, un ricordo di un personaggio, un umbertidese doc importante. Quindi Pasquale, diamogli il microfono mentre la regia riprende la maglietta. Ecco, ricordiamo la figura di un grande amante del calcio umbertidese. Sì, forse l'ho messa apposta. Sicuramente c'è scritto quello che c'è scritto. Pippo purtroppo ci ha lasciato da una decina d'anni, è stato un grande e anche amatore dello sport a livello amatoriale, discussioni varie, però è stata una bella esperienza anche la manifestazione, perché si sono ritrovati qua alcuni giocatori che 40 anni fa hanno cominciato l'attività, quindi è stata sicuramente una bella cosa, che magari
c'era il calcio di una volta, è tornato, anche se il livello non sarà stato eccelso, però questi ragazzi da 40 anni che stanno con l'amico Pippo, e quindi è stata sicuramente una grande manifestazione per il calcio amatoriale umbertidese e non solo. Bene, mi piace chiudere la serata così, nel ricordo di uno sportivo e di un amante del calcio umbertidese. Ringrazio Pasquale Fagiani, Luca Marini, dirigente dell'FC Castello, l'ex sindaco Marco Locchi, nonché leaders della lista Umbertide Partecipa. Ringrazio Stefano Conti, allenatore del settore giovanile, nonché esponente di spicco della lista Umbertide Cambia. L'appuntamento è per la prossima settimana, in quali orari e in quali repliche, Jenny? Allora, settimana ogni mercoledì 21:15, canale 13 del Digitale Terrestre, il giovedì alle 18 e il venerdì alle 14. Non ci resta, Gianni, a questo punto che ringraziare il Bar Italia che ci ha ospitato. Un saluto ad Elisabetta e Cristian, ringrazio anche Matteo Marzella dalla regia. L'appuntamento, come diceva giustamente Gianni, è per la prossima settimana. Un cordiale buonasera da Antonio Palazzetti e buon proseguimento di serata, naturalmente.